Dopo la morte per soffocamento dell'ex calciatore dell'Udinese Nicola Martellossi, causato da un boccone di carne che è andato ad ostruire le vie respiratorie e per cui non sono valse le manovre antisoffocamento, fa riflettere ancora di più il fatto che ogni anno ci sono molte vittime per questo motivo. Non trangugiare bocconi troppo grossi. È meglio usare con cura le posate e spezzettare il più possibile il cibo con molta pazienza. Cercare di non mescolare troppo i diversi cibi che vorremmo ingoiare. Abituarsi a masticare bene e lentamente ogni tipo di cibo, soprattutto carne, prosciutto, frutta secca, caramelle, verdure crude, patate e pane. Le patate lesse o fritte possono, insieme al pane e al formaggio, formare in bocca una poltiglia pericolosa perché spesso sottovalutata. Non parlare troppo o agitarsi durante il pasto. Sorseggiare spesso del liquido.